tutti! L'estate e il caldo sono finalmente arrivati, io sono felicissima ed oggi ho realizzato un look che io definisco proprio a prova d'estate, un make-up summerproof, come dico io. Ho utilizzato quindi tutti i prodotti a lunga tenuta waterproof. Vi consiglio di vedere questo video fino alla fine, sia per vedere tutti i passaggi e tutti i prodotti utilizzati per realizzarlo, sia perché alla fine ci sarà uno stress test, quindi metterò alla prova questo make-up con dell'acqua, ebbene sì. Cosa accadrà? Lo vedrete quindi alla fine di questo video. Intanto vi dico che tutti i prodotti che ho utilizzato sono di Pupa. All'interno del video inserirò anche una clip dove ho swatchato tutti gli ombretti utilizzati oggi, quindi i Made to Last Liquid Eyeshadow qui sul braccio, e anche con questi ho fatto uno stress test a prova d'acqua proprio per dimostrarvi che sono dei prodotti realmente waterproof. Questo, ragazzi, per dirvi che anche d'estate con il caldo possiamo divertirci con il make up, ovviamente utilizzando i prodotti giusti. Quindi io, ragazzi, la smetto di chiacchierare e vi lascio direttamente al tutorial e ai vari stress test. Per velocizzare i tempi ho già realizzato la base viso, trovate tutti i prodotti utilizzati nel box informazioni. Come primo step ridefinisco le sopracciglia, utilizzo due tonalità delle eyebrow pencil, la 002 per la parte iniziale e la 003 per la parte finale. In questo modo mi sembra di riuscire ad ottenere un effetto più naturale. Queste matite sono perfette per il look che voglio ricreare oggi perché sono a lunga tenuta e waterproof. Quindi la 003 per la parte finale. E utilizzo lo scovolino che c'è sul retro delle matite per sfumare il prodotto. Guardate che differenza. E come vi dicevo, secondo me in questo modo, quindi utilizzando due colori, non si nota più di tanto che io ho utilizzato due colori, ma riesco ad ottenere un risultato molto più naturale. Come vi dicevo, ho già realizzato la base viso, ma voglio andare a scaldare un pochino l'incarnato e a creare un velo, proprio un velo di contouring. Ora vi mostro, voglio fare un mix tra le due cose, utilizzando gli Sport Addicted Bronzer. Si tratta di terre abbronzanti resistenti al sudore e all'acqua. Utilizzo la tonalità 001, quindi quella un po' più chiara, per creare un leggerissimo contouring, quindi il solito 3 al lato del viso. Sfumo bene per uniformare e per evitare di creare stacchi netti di colore. In questo modo vado a ridefinire anche i volumi del mio viso, oltre a scaldare un po' l'incarnato. Prendo poi la tonalità 002, che come vedete è più scura, e la utilizzo come blush. D'estate vi devo dire che mi piace molto utilizzare le terre abbronzanti al posto del blush perché mi danno un effetto pelle baciata dal sole. Li utilizzo non solo sullo zigomo, ma anche un pochino sul naso per ricreare appunto l'effetto appena tornata dal mare. A me piace tantissimo questo effetto. In questo modo ho ricreato anche una finta abbronzatura che personalmente adoro. Per quanto riguarda gli occhi, avevo intenzione di ricreare un look semplice ma particolare e sofisticato del mio protagonista oggi. È lui, Made to Last Liquid Eyeshadow nella tonalità 005 Pure Gold. E utilizzerò sulla palpebra mobile solo lui, applicandolo e poi andandolo a sfumare. I Made to Last Liquid Eyeshadow sono degli ombretti liquidi a lunga tenuta, waterproof, dai riflessi metallici. Hanno una formulazione molto particolare, perché si riescono a stendere con un film davvero sottilissimo che è senza peso, quindi non lo avvertite proprio sulla palpebra, quindi sono davvero molto confortevoli. Inoltre l'applicatore consente una stesura precisa ed un rilascio di colore omogeneo. Questi appunto io li applico direttamente con il loro applicatore, in questo caso lo vado ad applicare proprio su tutta la palpebra mobile, per poi andare a sfumare direttamente con il polpastrello verso l'alto. Diversamente potete scegliere di sfumarli con il classico pennello da ombretto, e come vi dicevo sfumo verso l'alto. Applico poi proprio un puntino qui nell'angolo interno dell'occhio per illuminare, e poi ovviamente lo vado anche a sfumare, del Made to Last Liquid Eyeshadow numero 008, che ha una tonalità diversa. 005 è dorato, mentre il 008 è un colore platino. Illuminare questa parte dell'occhio apre tantissimo lo sguardo e dona immediatamente un aspetto più fresco e riposato al viso. Ripeto quindi anche sull'altro occhio. Questi si asciugano e non hanno bisogno di essere fissati, non vanno a finire all'interno delle pieghette e sono disponibili in 12 colori. Questi ombretti li adoro, soprattutto in questo periodo estivo, quando appunto fa più caldo, perché non si sciolgono, sono davvero a lunga durata, si applicano in un secondo, come avete visto. A questo punto, Made to Last Definition Eyes, utilizzo la 503 per la rima cigliare superiore, vado a ricreare proprio una linea di eyeliner. Queste sono delle matite automatiche waterproof tenuta estrema, sono davvero super super resistenti. Questa tonalità di verde insieme all'oro di base mi piace da impazzire. Mi raccomando di prestare sempre un po' di attenzione per l'attaccatura delle ciglia.
Oggi ho realizzato una linea di eyeliner decisamente sobria rispetto al mio solito. Mi stupisco di me, ragazzi. Comunque, per la rima ciliare inferiore invece utilizzo la 504. Vado proprio a sporcare l'attaccatura delle ciglia fino a metà. Io spero che dalla telecamera si riescano ad apprezzare i colori perché sono stupendi. Come vi dicevo, un look occhi semplice, sofisticato ma particolare. A questo punto, ovviamente, mascara. Utilizzo il Vamp Waterproof. Amo profondamente questo mascara. Ne applico un po' anche nelle ciglia inferiori. Sulle labbra Made to Last Lip Duo utilizzo la tonalità 018, si tratta di un rossetto liquido a lunga tenuta, waterproof, questi sono super resistenti. Mi piacciono perché sono semplici da applicare direttamente appunto con il loro applicatore senza dover utilizzare altri pennelli. Parto ovviamente dal colore, quindi dallo step 1. Questo colore è stupendo. A questo punto aspetto che sia asciutto e applico lo step 2. Quindi sì, ragazzi, è arrivato il momento di fare lo stress test per dimostrarvi che si tratta davvero di prodotti waterproof resistenti all'acqua. Ho messo all'interno dello spray dell'acqua. Ovviamente voi vi chiederete, ok, se sono resistenti all'acqua, come li strucco? Vi consiglio di utilizzare uno struccante bifasico. Ragazzi, abbiamo lo spray, abbiamo l'asciugamano bianco. Questo momento mi fa troppo ridere, ragazzi. Potrei andare anche in piscina con questo trucco, ragazzi, senza problemi. Sarei la più fashion della piscina. E il mio trucco lo sbaverebbe. Vai. Dicevo prima a versarla direttamente. Aiuto! Ok, potrete vedere che sto grondando. Dov'è l'asciugamano? L'ho perso di vista. Sta cadendo tutta l'acqua. Cioè, non so se voi vedete. Sto grondando. Ok, si vede che c'è l'acqua. Ora vi mostro anche il mascara. Cioè, guardate gli occhi. Facciamo anche il test del bacio con le labbra. Mua. Da me e dal mio Summerproof Makeup è tutto. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia anche un po' divertiti. Vi ringrazio come sempre per averlo seguito. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Mua. Ciao!